Buonasera, benvenuti al Maracanà. Siamo qui ancora una volta con il Tottenham che dopo averne perse 8-7, ha vinto l'ottava, no, la ha vinto la settima e l'ottava. Due partite consecutive, portano la firma di Viscovo, migliore in campo ancora una volta, però finalmente questa squadra ha trovato il passo giusto. Sì, finalmente una squadra. Fanno insieme tanto, sì, sì, i tifosi. Noi abbiamo anche nutrito molto di tifosi. Comunque è stata comunque una vittoria corale. Comunque siamo anche la seconda vittoria comunque a questo filone. Io in campo Viscovo, ancora una volta c'è sempre la tua firma del Tottenham. No, non ci sono mai la mia firma, c'è sempre la sua firma. La sua è di Pippo. Solo che questa volta non ha segnato, vabbè, però pacifico. E che stavolta pure la mia! Deve uscire il finale, dai, l'avversario! Spero la marca, è stata una partita un po' stilata, però con tutti gli amici di Lara, molto coerente. Sì, sì, sì. Aspettavamo con ansia questa partita come quella con Milan. Testa zero. E anche quella con l'Everton di Ciro, e quindi almeno questa è stata la vittoria rispetto a questo. Una parola su quei tiri liberi sbagliati, almeno 5. Due rosso bomber, purtroppo uno è cinico. Vabbè, ma io di senso. Bomber della linea. Io sono scalpare. Io sono scalpare. Io gioco a basket. Alla nona si fermerà, il trofeo Jack, ci insegnerà la Jack Cup. Andranno le prime 16, adesso ci sono pure speranze che il Tottenham ci sarà. Questo è infatti uno dei nostri obiettivi stagionali. Però anche a Massi, allora ancora più convinto di aver lasciato il Milan, sempre di più, la squadra ragazzi, ci guardiamo la prossima contro la prima classifica, l'Atletico. Benissimo. Siamo compatti, speriamo di andare avanti così, di fare una bella check-up. Però è il nuovo acquisto della partita. Siamo ancora in trattativa. Vabbè, non sveliamo niente, ci vediamo a Atletico Madrid Tottenham lunedì alle 22. Va bene, intanto Roma.
Buonasera, siamo qui al Maracanã, è appena terminata la partita Manchester City-Milan, partita molto bella, piena di gol, ha stravinto il City, migliore in campo ancora una volta Roberto Dalia, con autore di 4 reti, una parola su questo City, che cosa punta? Adesso 16 punti in classifica, quarto posto conquistato, aspettando ancora i risultati delle altre partite, questo City fa sul serio? Sì, come già dissi l'altra volta, l'importante è divertirsi, quando siamo insieme, cioè, ci divertiamo, quindi questo è una cosa positiva, vuol dire che c'è gruppo, quando c'è gruppo vengono sempre dei risultati positivi. Bene, una parola su questo nuovo innesto in squadra di De Lucia, già la scorsa volta ha giocato contro il contro la partita su Videonola contro l'Everton, migliore in campo, questo De Lucia può dare un'arma in più per questo City? Ma sicuramente, cioè dare un'arma in più dentro il campo, anche fuori il campo, cioè perché giocatore di esperienza. Esatto, cioè, quindi non lo scopriamo certo adesso, quindi sicuramente nonostante non veste i panni soliti di portiere. Esatto, vabbè, però si farà sentire, poi se c'è bisogno lo mettiamo in porta. In squadra tanti portieri, proprio di questo parlavamo prima della partita, c'è Mazzone, comunque ha giocato tra i pali in categorie come l'eccellenza, la promozione, anche De Lucia, sappiamo dove ha giocato, inutile dirlo, e invece tra i pali si è messo questa sera il capitano, che comunque ha fatto un'ottima prestazione. Questo capitano ci sorprende ogni giorno di più. Ha trovato il suo ruolo, là deve stare in porta per sempre. Quella rete, l'autorete, un grande gesto di fair play, dopo il gol non gol convalidato dall'arbitro, poi ha deciso di pareggiare mettendo in rete la palla nella tua porta, grande gesto che ti fa onore, questo giusto spirito del trofeo Jack. Sì, ti ringrazio perché cioè, il mio spirito è quello che deve essere di tutti, quindi si viene qua per divertirsi, cioè, quindi vedevo che protestavano con l'arbitro, che comunque cioè, non è venire qua a farci un favore l'arbitro, quindi noi ci divertiamo, lui prende il freddo, quindi onde evitare ho fatto questa cosa. Ti ringraziamo, grazie, grande spirito. Ciao, buonasera. Degno dello studio del Jack, ringraziamo Dalia, adesso ci sarà Napoli Trab ripresa dalle telecamere di Videonola.